E ciao a you e ben ritrovati sul canale di Neapolis 1926. Per prima cosa iscriviti al canale, è gratis. Signori, oramai è ufficiale, è arrivato anche il video dell'annuncio di Lorenzo Insigne al Toronto e possiamo dire finalmente, perché questa telenovela non se ne poteva più, i tifosi che rompevano i coglioni, è Lorenzo resta, è Lorenzo vattene, è Lorenzo va in tribuna, sono il primo a dire Lorenzo va in tribuna, però se continua a giocare come ha giocato la partita contro la Juventus, per me la fascia di capitano se la può anche tenere, ma deve dare dimostrazione d'amore nei confronti dei tifosi napoletani. Detto questo, se riesco vi metterò il video della presentazione di Lorenzo qui. Hanno fatto un bel video di presentazione proprio per Lorenzo Insigne, anzi vi metterò solo la foto della presentazione di Lorenzo Insigne, se no pedita, fai, ci sto 3 ore. Comunque, in questo video si parlerà della probabile formazione di Napoli-Samp. Signori, non risultano ulteriori tamponi negativi, quindi la formazione che dovrebbe scendere in campo contro la Samp dovrebbe essere, poi si vedrà, può darsi recuperi dell'ultima ora, la stessa che è scesa in campo contro la Juventus. Se non ve la ricordate, ve la dico io in questo momento, è Ospina, Di Lorenzo, Rachmani, Juan Jesus, Gulam. Che Gulam, ragazzi, ha fatto una signor partita, lo possiamo dire tranquillamente, lo posso dire tranquillamente, proprio contro la Juventus. E quindi occhio, perché nelle gerarchie ci dovrebbe essere prima lui di Mario Rui. Mario Rui, che sappiamo, dovrebbe essere sempre positivo al Covid, quindi staremo a vedere se nella giornata di oggi o nella giornata di domani mattina il buon Mario Rui potrebbe essere arruolabile con il Napoli. Si attendono i tamponi di gli altri giocatori positivi al Covid, fra questi anche Victor Osimhen. Quindi, ragazzi, Victor Osimhen potrebbe, qualora fosse negativo il tampone, potrebbe rientrare a Napoli e continuare il periodo di riabilitazione. Riabilitazione che secondo me durerà 10 giorni, perché il giocatore si sta allenando in Nigeria per conto suo. Sappiamo che si allena in casa perché è positivo al Covid, qualora il tampone fosse negativo di oggi. Osimhen potrebbe già partire per ritornare a casa a Napoli. Detto questo, mediana di centrocampo, Demme Lobotka. Ragazzi, Demme Lobotka hanno fatto benissimo e, se non sbaglio, ieri Massimiliano Allegri ha chiamato a chi l'ha visto, perché dopo che dallo Juventus Stadium sono usciti Rabiot, Locatelli e quell'altro centrocampista che ora non mi viene in mente, ha chiamato chi l'ha visto, perché i ragazzi erano stati scomparsi, erano scomparsi. E perché erano scomparsi? Perché c'avevano ancora le palle in testa di Lobotka e Demme e erano scesi sottoterra. Detto questo, detto questa stronzata, perché è una stronzata, mi dispiace, passiamo alla linea d'attacco. Ragazzi, il modulo è il 4-2-3-1, come sempre classico di Luciano Spalletti. Su questo non ci piove, come si dice, sotto la mano non ci piove. Politano, Zielinski e Lorenzo Insigne. Insigne che, come già detto, è ufficialmente un giocatore del Toronto, ha detto ci vediamo a luglio. Quindi, ragazzi, Insigne nelle gerarchie deve partire titolare, con la fascia di capitano, senza fascia di capitano, decidete voi, a me non mi interessa. Come detto, basta che le prestazioni che lui sta facendo, che ha fatto non domenica, quando era la Befana, giovedì, con la Juventus, le continui, perché in quel modo fai vedere che sei attaccato alla maglia, che vuoi portare il Napoli in Champions League. E poi da lì in poi, quando porterai il Napoli in Champions League, se ci riuscirai, farai la tua conferenza stampa. Se tu hai voglia di fare una conferenza stampa e dire, cari tifosi napoletani, l'unica cosa che ti chiedo, non ci lasciare con un tweet o con un saluto su Instagram, perché secondo me non avrebbe senso. Sei comunque il capitano del Napoli, devi dare l'esempio. E allora, caro Lorenzo, prenditi le tue responsabilità, come se le prese Aurelio De Laurentiis, perché lo sappiamo, Aurelio De Laurentiis, ragazzi, pensa al bene della società. Perché io vi dico pensa al bene della società? Perché in queste ore si è stato fatto un consiglio di Lega straordinario, ripetiamolo, straordinario, perché non si sa come proseguire il campionato per via dei tanti positivi al Covid. La Lega ha vinto il ricorso contro 3 delle 4, come posso dire, giudizi dell'ASL, ecco qui. Perché il Bologna rimane in quarantena, perché l'ASL l'ha detto, no, anzi il TAR di Bologna ha confermato che il Bologna deve rimanere in quarantena, quindi molto probabilmente salterà anche questa di campionato il Bologna. Tutte quegli altri, Salernitana, Udinese, Torino, devono giocare, va bene? Quindi avremo solo una partita rimandata al momento, perché
Però si sta decidendo se va bene fermare il campionato per 2 giornate, quindi questa e la prossima, come io avevo già detto la scorsa settimana, rifacciamole riposare per 2 settimane, oppure l'eventuale alternativa che detta il consiglio di Lega è di sospendere il campionato per queste 2 partite, oppure far giocare il campionato a porte chiuse, come sta già succedendo nella Bundesliga. Ora, non vorrei dire una cazzata, ma mi sa che solo il Bayern Monaco gioca con lo stadio chiuso. Ora, non vorrei dire una stronzata, perché oggi ho visto la partita del Bayern Monaco, anzi ieri ho visto la partita del Bayern Monaco e loro giocano a porte chiuse. Il Bayern Monaco che ha perso 2-1, se non erro, in casa, è martoriata dalle assenze il Bayern Monaco, peggio del Napoli, diciamoci la verità. Comunque, detto questo, l'opzione è o stoppiamo il campionato per 2 giornate, oppure proseguiamo il campionato a porte chiuse. Se vogliono fare come hanno fatto con il regolamento della UEFA, 13 giocatori più un portiere, poi ci puoi mettere anche la primavera, va benissimo. Il Bayern Monaco ha portato addirittura gente del 2000, comunque non avevano nemmeno 18 anni, per farvi capire, gente di 15 anni addirittura ha portato il Bayern Monaco, pur di poter giocare la partita. Detto questo, perché io vi dico Aurelio De Laurentiis pensa alla società e non pensa ad Insigne? Perché, ragazzi, qualora già lo stadio non è del Napoli, ma come sappiamo è del comune, che il comune ha messo in vendita, ragazzi, quindi attenzione, perché se Aurelio De Laurentiis vorrebbe, si potrebbe comprare benissimo lo stadio Diego Armando Maradona. Lo sappiamo che non lo farà mai, però quello che io dico, se buttano in terra lo stadio San Siro, simbolo del calcio mondiale, voglio mondiale e non nazionale, mondiale perché è la scala del calcio, averci gli stadi in Italia come San Siro, perché tu, Aurelio De Laurentiis, non compri lo stadio Diego Armando Maradona, lo rifai con 40.000 posti, 45.000 posti, come ti pare, va bene? Posti a sedere, telecamere ovunque, quello che ti pare, museo, ristoranti, supermercati, quello che ti pare. Butti giù lo stadio Diego Armando Maradona e lo rifai, va bene? Sarebbe da trovare un campo dove andare a giocare. Potremmo andare a giocare a Benevento, che hanno uno stadio bello, possiamo dirlo tranquillamente. A Salerno mai, perché poi la Salernitana, come sappiamo, gioca in casa, in Serie A. Comunque, detto questo, chiudiamo il discorso Lorenzo Insigne, perché mi sto andando ad aggrapparmi su discorsi che faremo un video a parte poi, ragazzi, perché c'è tanto da parlare in questa giornata di Serie A, c'è tanto di parlare del Napoli, della probabile formazione, quindi passiamo all'attaccante puro. Ragazzi, Dries Mertens dovrebbe essere riconfermato, qualora non dovesse esserci Dries Mertens dall'inizio contro la Samp, partirebbe Petagna titolare. Quindi, ricapitolando da capo, ah signori, però Elmas è recuperato, quindi occhio, perché se Luciano Spalletti dice vicino al suo vice, oh, Insigne non lo far giocare. Facciamo giocare Elmas al posto di Insigne, perché ci dobbiamo già adattare ad un eventuale campionato senza Lorenzo Insigne, ragazzi, perché Insigne va bene, va via a luglio, però dobbiamo trovare già alternative valide a sostituire Lorenzo Insigne. E per ora, in questo momento, in casa Napoli c'è solo un as, va bene, un as che è in Coppa d'Africa, dovrebbe iniziare domani la Coppa d'Africa, non vorrei dire una stronzata. Detto questo, va benissimo. Staremo a vedere se Luciano Spalletti darà nuovamente la fascia di capitano a Lorenzo Insigne, ma io penso, ragazzi, che non ci siano problemi sulla fascia di capitano. Luciano Spalletti l'ha detto, Insigne è il mio capitano. Ah, un'altra cosa, ho letto alcuni commenti stupidi, stupidi su Luciano Spalletti. Luciano Spalletti è venuto a Napoli per buttare fuori Insigne. Ragazzi, sono solo stronzate, va bene? Sono stronzate perché Spalletti sapeva già che il Napoli non avrebbe acconsentito ai 6 milioni a Lorenzo Insigne a stagione. Dove li prende Aurelio De Laurentiis 6 milioni a stagione? È già tanto, e io lo continuo a ribadire, perché Lorenzo Insigne andava venduto a gennaio e non a fine campionato? Perché vendendolo a fine campionato lo perdi a zero. Se lo vendi ora, lo vendi a 15-20 milioni e puoi già investire sul calciomercato. Ma siccome c'è la Coppa d'Africa di mezzo, il Napoli, io penso, abbia preferito venderlo per l'estate, perché naturalmente in questo modo hai una valida alternativa, ragazzi, perché ora come ora non c'è nessuno che può coprire il ruolo di Lorenzo Insigne nel Napoli. C'è Mertens, ma metti Petagna prima punta? Quindi, ragazzi, ricapitolando, la formazione del Napoli è il 4-2-3-1, Ospina, Di Lorenzo, Rachmani,
Juan Jesus, sto andando troppo veloce. Ospina, Di Lorenzo, Rachmani, Juan Jesus, Gulam, va bene. Quindi occhio anche a Zanoli, perché Zanoli potrebbe partire titolare, ma non credo, perché nelle gerarchie, ragazzi, non penso che Gulam venga scavalcato da Di Lorenzo sulla sua fascia d'onore, perché ragazzi, qui è un onore rivederlo in campo. Poi, Demme Lobotka, Politano, Zielinski, Insigne, prima punta, Dries Mertens. Ragazzi, la conferenza stampa oggi non c'è stata perché Luciano Spalletti, come sapete, è sempre positivo al Covid. Io vi ricordo di attivare la campanellina degli avvisi, ragazzi, facciamo salire il canale, vogliamo arrivare a questi 3.000 iscritti, quindi condividete con i vostri amici, mi raccomando, dite, oh, c'è Neapolis 1926, non lo conosci? Ecco, è questo qui. Quindi, invitate i vostri amici ad iscrivervi al mio canale, è gratis, for you, non c'è niente, anche il canale Telegram è gratis, è in descrizione, andate a cercarlo e ci vediamo su Telegram. Sempre e comunque, forza. Ragazzi, le magliette non ci sono, ho fatto un video veloce. Sempre e comunque, forza Napoli dal vostro Neapolis 1926. Ciao a you!